decisioni sostanzialmente già prese. Dico questo perché così abbiamo tutti più chiaro cosa vuol dire quando io dico che è nata una guerra alla società. Provo a entrare un po' più nel merito di un paio di problemi e poi chiacchieriamo insieme. Che cosa oppongono oggi a ogni rivendicazione? A ogni rivendicazione, dalla più piccola alla più grossa, quello che viene opposto è: c'è il debito, non ci sono i soldi. Voi fate qualsiasi battaglia, andate a qualsiasi istituzione, dalla più piccola a quella più grande, vi sentirete dire: c'è il debito, non ci sono i soldi. Questo è il mantra che hanno costruito. Attenzione, questo mantra obbliga tutti i movimenti sociali a fare un salto di qualità. Non a caso oggi siamo qui chiamati dal coordinamento per l'acqua, non a caso tutti questi ragionamenti sono nati dentro il movimento dell'acqua e poi per fortuna si sono allargati a molte altre vertenze. Perché? Perché il movimento dell'acqua ha raggiunto il suo picco massimo, cioè ha vinto un referendum, è riuscito a far pronunciare la maggioranza della società. Perché quella cosa non si realizza? Non si realizza perché tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, ma per poterla realizzare a noi non basta più dire: il referendum va rispettato, il mio voto va rispettato. Noi dobbiamo cominciare a dire che perché la riappropriazione dell'acqua sia reale, noi dobbiamo mettere in discussione almeno altri due terreni. Uno, il terreno della democrazia. Chi decide in questo paese e quando decide e dove decide. E l'altro, dove sono le risorse di questo paese. Guarda, questo è fondamentale anche per mettere in crisi tutto il loro mantra sul debito e sul non ci sono i soldi, perché noi sappiamo che il debito è finanziario ed è stato scaricato sugli stati e sui cittadini, ma facciamo finta di tenere buone le loro carte. Il debito è pubblico. Allora, se il debito è pubblico, tutti abbiamo diritto di sapere come è nato, per quali interessi è stato costruito, chi sono i creditori, se va pagato o non va pagato, quale parte va pagata, quale parte non va pagata, eccetera eccetera. Altrimenti diciamo che il debito è pubblico, però le decisioni rimangono in mano ai soliti noti. Allo stesso modo, chi ci dice che siamo tutti sulla stessa barca perché c'è la crisi? Io sono anche lì per scoprire le carte, va bene, siamo tutti sulla stessa barca. Ovviamente non dimentico chi è sempre al timone e chi è sempre ai remi, ma se siamo tutti sulla stessa barca, allora tutti decidiamo come si utilizzano le risorse per decidere come uscirne. Cioè, si tratta di rivendicare un terreno che non è più a valle dei processi. Noi finora, questo è fisiologico, interveniamo sempre a valle. Qualcuno decide l'inceneritore e noi facciamo il comitato contro. Qualcuno decide la privatizzazione dell'acqua, noi facciamo il comitato contro. Qualcuno decide la TAV e una valle si ribella. Questo è fisiologico ed è giusto. Oggi, per vincere la battaglia in Val di Susa, per vincere la battaglia sui rifiuti e quella sull'acqua, dobbiamo collettivamente cominciare a dire: uno, l'idea del debito che ci state raccontando non è vera; due, andiamo a vedere dove sono i soldi, andiamo a vedere chi decide sui soldi. Allora, due cose su questi due temi. Il debito. Ora, a parte il fatto che tutti i governi ultimi sono nati dicendo: tutte le politiche che noi faremo servono a ridurre il debito pubblico. Come minimo dovrebbero andare a casa, al di là che ci sono pure andati per contrasti interni, perché quando Monti è salito il nostro rapporto debito-PIL era al 119% e oggi è il 132%. Che significa che non è vero che tutte le politiche che avevano fatto servivano a ridurre il debito pubblico, ma che anzi il debito pubblico serviva ad attuare quelle politiche. Faccio l'esempio della privatizzazione delle poste di cui parlano e che ci troveremo a breve. Privatizzare il 40% di Poste Italiane significa avere un'entrata di 4 miliardi. Vuol dire che il nostro debito pubblico da 2.068 miliardi scende a 2.064 miliardi. Dai quali però poi andrà tolto il fatto che ogni anno Poste fa 1 miliardo di utili, che da quel momento diventeranno 600 milioni di utili, perché gli altri 400 andranno al 40% di azionisti privati. Dov'è la logica economica di questa scelta? Non c'è da nessuna parte. Io utilizzo il debito pubblico per privatizzare Poste, non utilizzo la privatizzazione di Poste per ridurre il debito pubblico. Questo è un esempio, ma in scala esattamente tutto quello che sta succedendo. Anche perché dovremmo dire due o tre cose sul debito, molto veloci. Guardate che non servono
documenti di attack, trattati no global, bastano due paginette dei dati della Banca d'Italia. Per esempio, se uno guarda i dati della Banca d'Italia, veramente sono due pagine, scopre che la spesa pubblica in questo paese negli ultimi 20 anni è stata inferiore di 5 punti a quella di Francia e Germania. Quindi non è vero che il nostro debito è aumentato, perché è aumentata la spesa pubblica. Negli stessi 20 anni le nostre entrate sono state di 15-20 punti inferiori a quelle di Francia e Germania. Forse il debito pubblico è salito perché sono diminuite le entrate, non le uscite. Ma siccome ciascuno di noi sa qual è la pressione fiscale, che siamo precari, che siamo a contratto, abbiamo già capito quale pezzo di società ha avuto una caduta verticale della pressione fiscale: i profitti delle imprese, la rendita finanziaria, la rendita patrimoniale, cioè la parte, diciamo, alta della società. Questo è uno degli elementi che ha, oltre ovviamente l'evasione fiscale, che oramai è una scelta di politica economica. Non è vero che l'evasione fiscale esiste perché mancano i controlli. L'evasione fiscale è una scelta di politica economica. Se io voglio far arrivare i capitali, perché siamo nella competizione tra stati su diventare attraenti per i capitali, è evidente che l'Italia ha scelto storicamente di far capire agli investitori che nel nostro paese la pressione fiscale o l'evasione fiscale è, diciamo, sostanzialmente tollerata. Questo insieme ci fa dire che la crescita del debito pubblico nel nostro paese è quasi tutta dovuta alla diminuzione delle entrate di una certa fascia sociale e non a un aumento della spesa pubblica. In più, noi negli ultimi 20 anni, nonostante le entrate siano diminuite e le spese siano diminuite di più delle spese, noi concludiamo da negli ultimi 20 anni 18 volte su 20 abbiamo chiuso il bilancio in avanzo primario. Cosa vuol dire avanzo primario? Vuol dire che se io tengo solo conto delle entrate e delle uscite, noi 18 volte su 20 negli ultimi anni abbiamo chiuso in attivo. Perché siamo indebitati? Perché ogni anno dobbiamo pagare gli interessi sul debito, che pesano 90 miliardi. Cioè noi ogni anno mettiamo 90 miliardi lì semplicemente per pagare gli interessi sul debito, che è un circolo vizioso che si autoalimenta, da cui non se ne esce, che è esattamente la relazione che c'è tra l'usuraio e quello che viene strozzinato. Allora, la prima cosa da dire è: così noi non possiamo pagare. Ci dicono che così vuol dire default, vuol dire delle cose tremende. Allora, io vorrei ricordare, nel libro lo raccontiamo, che da quando esiste l'Unità d'Italia noi abbiamo già fatto default 4 volte. Cioè 4 volte abbiamo chiesto e ottenuto la ristrutturazione del debito. Per esempio, vorrei ricordare che se oggi la Germania è la Germania, il debito, rapporto debito-PIL della Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale era il 672%. Perché la Germania è diventata la Germania? Perché finita la Seconda Guerra Mondiale la Germania ha detto: io ovviamente ho un paese distrutto, non posso pagare quel debito. E siccome c'era il piano Marshall per la ricostruzione dell'Europa e l'afflato di riconciliazione, tutti hanno detto, secondo me giustamente, quel debito non te lo facciamo pagare. La Germania ha pagato il 3%. Paradosso è che molto di quel debito era con la Grecia. Tant'è vero che gli amici greci dicono: scusate un momento, non è che vogliamo ridiscutere dal 45 ad oggi, perché non si capisce. Là noi abbiamo condonato il debito, adesso la Germania ci ammazza. Ma la Germania è diventata la Germania perché gli è stato condonato il debito, semplicemente perché ha detto che non poteva pagare. Allora, per esempio, sul debito basterebbe calcolare i 90 miliardi di interessi che noi ogni anno dobbiamo mettere lì, più la grande novità che è il fiscal compact, cioè questo patto fiscale che noi abbiamo sottoscritto, che dice praticamente, basandosi su una teoria economica che non ha alcuna ragione logica, che un paese è sano se ha il rapporto debito-PIL pari al 60%. Allora, il trattato fiscale, fiscal compact, cosa dice? Che noi ci impegniamo nei prossimi 20 anni a portare il rapporto debito-PIL al 60%. Quando l'abbiamo firmato avevamo il 120, adesso abbiamo già il 132. Vuol dire che noi ogni anno dobbiamo ridurre il rapporto debito-PIL del 3,3%,
che significa in buona sostanza 50 miliardi l'anno. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi il primo di gennaio, quando ci diciamo buon anno, dovremmo dirci buon anno, hai messo via 140 miliardi, 90 miliardi di interessi e 50 di fiscal compact. E non abbiamo ancora comprato una penna. È evidente che questa cosa non si può pagare. Allora basterebbe dire che noi non lo possiamo pagare. Che succede? Ci ammazzano? Io non ho mai visto un usuraio ammazzare il suo debitore. Perché? Perché perde un'entrata. È evidente. L'usuraio al massimo ti spacca le gambe, ma non ti ammazza. Loro, diciamo ai creditori, non interessa il pagamento del debito, interessa la perpetuazione della catena. Cioè cosa gli interessa? Che noi paghiamo gli interessi e che paghiamo il fiscal compact. Allora basterebbe dire, se poi lo dicessimo non solo come Italia, ma come Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, eccetera, che così non si può pagare. Cioè dovremmo cominciare a comportarci come quando a me arriva una multa di 60 euro o per caso, spero di no, una multa di 1000 euro. Se mi arriva una multa di 60 euro mi incazzo, perché? Perché la posso pagare. Se mi arriva di 1000 euro sono tranquillo, perché? Perché non la posso pagare. Noi dovremmo avere lo stesso tipo di atteggiamento. Se il debito è troppo grosso, noi dovremmo essere più rilassati e dire così è impossibile che paghiamo. Poi dovremmo cominciare a dire discutiamo il debito. Perché per esempio esistono convenzioni giuridiche internazionali che dicono che esiste il debito illegittimo e che esiste il debito odioso. Odioso è una categoria giuridica internazionale. Per esempio il debito odioso è tutto quello che viene creato attraverso il mercato, diciamo tutto il settore dell'industria militare. Viene considerato odioso perché palesemente è, diciamo, un debito nato su produzioni che non procurano il benessere delle popolazioni. Allora, chi ha detto che noi dobbiamo pagare quella parte di debito? Esistono convenzioni internazionali che ci permettono di dire che quella parte non la dobbiamo pagare. Poi c'è il debito illegittimo. Se un chilometro di metropolitana a Milano costa 7 volte che ad Amburgo, perché noi siamo un paese corrotto fino al midollo, e noi dobbiamo pagare quelle 7 volte? Io credo che no. Quello è un debito illegittimo. Perché? Perché è creato da un sistema di corruttela che nessuno di noi ha scelto di mettere in atto, e quindi anche quella parte può essere contestata. E poi possono essere contestate molte altre parti del debito, ma facciamo finta che a un certo punto arriviamo che una parte del debito la consideriamo collettivamente legittima. Allora qui ci viene in soccorso non il movimento No Global, ma la carta dell'ONU. L'articolo 103 della carta dell'ONU dice che il primo debito di ogni Stato è garantire la coesione sociale, il benessere e la dignità della propria popolazione. E aggiunge, ogni altro debito è secondario a questo. Allora uno può anche dire, bene, questa parte del debito è legittima e non te la pago, questa parte è odiosa e non te la pago, questa parte che è legittima te la pago, ma discutiamo i tempi e i modi, perché io prima di questo ho un altro debito che è quello con la mia popolazione. Devo garantire coesione sociale, benessere, dignità, cioè non posso ammazzare una popolazione per pagare un debito. Lo dice la carta dell'ONU, non è che lo diciamo noi che siamo estremisti, lo dice la carta dell'ONU. Secondo elemento, non ci sono i soldi. Ora in questo paese ci sono 9.000 miliardi di ricchezza e 2.000 miliardi di debito. Se in sala c'è per caso un imprenditore, saprà che un'azienda che ha un debito pari a un quarto del patrimonio viene considerata florida, sana, senza alcun problema. In Italia ci sono 9.000 miliardi di ricchezza e 2.000 miliardi di debito, quindi teoricamente il nostro paese è un paese florido, sano. Qual è il problema? Uno, che i 9.000 miliardi di ricchezza sono tutti privati. Due, che oltre a essere 9.000 miliardi di ricchezza privata è tutta orientata a facilitare l'espansione dei mercati finanziari, cioè non è mai orientata a bisogni sociali e ambientali. Questo è il problema del nostro paese. Non è vero che non ci sono i soldi, ce ne sono tanti, perfino troppi. Il problema è che stanno tutti dalla parte sbagliata. Questo è il tema vero dentro questo paese. Proviamo a fare qualche esempio. Intanto, perché siamo arrivati qui? Beh, perché noi in Italia siamo, diciamo, nell'applicazione delle politiche liberiste siamo stati più realisti del re. Faccio un esempio: nel 92 la Francia aveva il 36%